Bella a tutti, raga, bentornati in questo nuovo video di Cugini Campagna. Siamo qui per parlare, diciamo, per iniziare una nuova serie, possiamo dire, perché oggi ci sono tornato da scuola, ho pranzato, e mi sono detto, ma facciamo un video così, non c'erano molto di cui parlare. Quindi ho deciso di indire, senza manco dirlo a Giorgio, proprio di mia spontanea volontà, una nuova serie. Magari non proseguirà questa serie, per oggi mi andava di fare questa puntata. Adesso vedremo come andrà, in caso proseguiremo. Sarebbe 5 giocatori flop, 5 giocatori top di questa giornata di Serie A. Diciamo che inizialmente volevo fare, diciamo, volevo iniziare la serie di 5 squadre, 5 situazioni, 5 squadre top, 5 squadre flop di questa giornata. Però, siccome, diciamo, è una cosa un po' più comune, un po' più banale, ho deciso di fare 5 giocatori top e 5 flop di questa giornata. Non l'ho visto nessuno youtuber questa cosa. Non so se qualcuno l'ha fatto, in caso fatemelo sapere. Ma comunque, cioè, non mi importa, è stata una mia idea questa volta, posso dirlo. E quindi adesso andremo a parlarne. Iniziamo subito, me li sono scritti subito qui. Quaderno YouTube. Iniziamo subito dal Milan, dal mio caro Milan. Iniziamo con Jesus Suso. Allora, Suso sta facendo un inizio di stagione straordinario, devo fare i complimenti, ti voglio bene Suso. Ti ho sempre sostenuto da quando appunto sei arrivato al Milan, dopo il prestito al Genoa, diciamo, inneggiavo la tua titolarità. E se sto, dopo la scorsa, 2 stagioni fa hai fatto benissimo, questa stagione abbastanza bene, non tantissimo, però quest'anno ha iniziato alla grande con 3 gol e 6 assist in 9 partite, praticamente in ogni partita stai restando decisivo, stai portando un sacco di bonus a chi ti ha il fantacalcio, che ti deve ringraziare soltanto, e questa settimana ancora una volta un gol e un assist nella vittoria del Milan per 3-2 contro la Sampdoria. Grande Suso, l'assist al 17esimo per Cutrone, un grande cross dei suoi, e poi il gol più classico dei suoi gol, cioè rientro e tiro da fuori col mancino all'angolino basso questa volta di Audero, che non può niente, all'inizio del secondo tempo, quindi grande Suso, grande prestazione. Poi abbiamo, ovviamente, non potevo non metterlo, Maurito Icardi, che aveva iniziato un po' la stagione, diciamo, non benissimo, facendo tipo 0 gol nelle prime 5 partite, comunque un gol nelle prime 6, una cosa del genere, ma nelle ultime 4 partite, se non erro, ha fatto 6 gol o qualcosa del genere. Le 5 partite, insomma, ultimamente sta segnando a raffica sia in campionato che in Champions League, 2 gol in 3 partite. E quindi, nonostante tutte le critiche che gli piovono ogni anno addosso, si conferma sempre un giocatore decisivo e importantissimo nel nostro campionato, uno degli attaccanti più forti. Anche questa volta una doppietta fantastica, l'Olimpico contro Lazio che stende i biancocelesti, vittoria per 3-0 dell'Inter con grande appunto prestazione di Icardi. Gli sono arrivati praticamente 2 palloni in aria e 2 palloni ha tramutato in gol. Veramente una media gol spaventosa, ma soprattutto una media tiri in porta gol che è incredibile. Quindi complimenti a lui. Poi abbiamo Ronaldo, ovviamente. Doppietta contro l'Empoli, un gol sul rigore. È un gol bellissimo da fuori area all'incrocio, non potevo non metterlo. È stato comprato, è stato pagato tantissimo proprio per questo, per essere decisivo in queste partite, magari anche ostiche, anche che non sembrano ostiche come questa contro l'Empoli, ma che sarà rivelata molto difficile, più difficile del previsto. E quindi ci ha pensato CR7 a purgare con un grande gol. Quindi ottima doppietta, l'avevo detto anche il titolo di più. E beh. E cioè, vai, insomma, però. Poi Gigi De Paul sta facendo le fortune da chi l'ha al fantacalcio, compreso me. E 5 gol già in stagione, se non sbaglio 3 assist, 5 gol in campionato per De Paul. L'anno scorso in tutto l'anno ne aveva fatti 4, quindi fantastico quest'anno De Paul. Praticamente gioca solo lui nell'Udinese, ho visto Genoa Udinese quasi per intero. E devo dire che veniendo l'Udinese appena palla da De Paul che inventa qualcosa, perché solo lui praticamente gioca. Infatti ha messo anche l'assist per Lasagna. E oltre a segnare il gol del 2-2, un gol fantastico a giro da fuori area. Sta diventando un po' la sua specialità, il tiro da fuori area, sta facendo tanti, quindi complimenti a lui, grandissima stagione di De Paul, che secondo me l'anno prossimo se ne andrà verso lidi più importanti. Poi abbiamo Camillo Ciano, diciamo, volevo mettere una sorpresa in questi top. E il Frosinone che fa una vittoria spettacolare in casa della Spal, al Palomazza,
Palomazza, vince 3-0 addirittura di casa al palo, non me lo sarei mai aspettato, infatti ho schierato anche Lazzari perché pensavo a una vittoria facile della Spal, invece tutt'altro. Il Frosinone fa una grande prestazione, grandissima prestazione di Camillo Giano, punta di diamante tra virgolette del Frosinone, che fa un gol, il secondo del 2-0, poi anche l'assist per Cipsa per l'1-0, grande prestazione la sua. E si conferma forse il giocatore più importante di questo inizio stagione del Frosinone, che arriva così a 5 punti e stacca di 6 punti l'ultima in classifica, che è il Chievo, a meno 1 addirittura. Poi passiamo ai flop. Ai flop ho messo prima di tutto Gervinho, perché diciamo il primo come lasso temporale, Atalanta-Parma 3-0 di sabato alle 3, pessima prestazione di Gervinho, che se non erro il Fantacalcio ha preso 4,5. E già questo fa capire la pessima prestazione, infatti però a suo discolpo posso dire che non era in perfette condizioni fisiche, quindi è giustificata la sua prestazione pessima, mai uno scatto, mai un tiro, mai un po' di verve, cioè proprio niente, pessima prestazione, ma lo giustifico anche perché sta facendo un'ottima stagione. Poi abbiamo Diego, sì Diego, Giovanni Simeone, che non giustifico assolutamente perché sta facendo una stagione veramente pessima. Veramente un inizio di stagione terribile di Simeone dopo i due gol nelle prime due giornate, nelle ultime 7 giornate, se non erro, o 8 giornate, ha preso praticamente tutti i 5, 5 e mezzo. E questa giornata non ha manco giocato titolare, è entrato nel secondo tempo, ha fatto pena, ho visto la partita con degli amici sabato, veramente è entrato, ha sbagliato un gol davanti alla porta, ha sbagliato tutti gli appoggi, si è fatto vedere poco, si è proposto molto poco, veramente un brutto inizio di stagione Giovanni Simeone. Che addirittura quest'estate la Fiorentina aveva rifiutato 40 milioni per lui. E diciamo che questa scelta non è stata giustificata dalla prestazione. E non so se si riprenderà, vedremo. Poi abbiamo Milinkovic-Savic, altra, diciamo, magari la Lazio anche in questo senso si starà mangiando le mani per non averlo venduto a 100 milioni quest'estate allo United, anche alla Juve, forse più allo United. E perché diciamo il suo valore sta abbassando e non di poco, perché sta facendo un inizio di stagione veramente brutto. 10 partite, se non erro solo un gol e un assist, tutti e due comunque concentrati in una partita. Quindi ha fatto una partita buona e 9 così e così, ma non solo perché non ha fatto con le assist, ma proprio non sembra quel giocatore così dominante sia dal punto di vista tecnico che fisico come l'era l'anno scorso. Infatti sta facendo brutta prestazione anche contro l'Inter, è stata veramente una brutta partita la sua. Mi aspetto molto di più da un giocatore fenomenale come lui, che sta, spero si possa riprendere anche per le sorti della Lazio. Poi abbiamo Peppe Calabria, Gian Francesco Calabria, terzino ovviamente del Milan, lo conosciamo tutti, terzino destro del Milan, pessima la sua prestazione. Devo dire, in fase offensiva non ha fatto malissimo, in fase difensiva ha sbagliato tutti e due i gol della Sampdoria, quindi deve migliorare tantissimo in fase difensiva perché non può continuare così, stiamo subendo tantissimi gol del Milan e molti sono anche per colpa sua, oltre che di Musacchio, vabbè, poi ne parleremo magari. Quindi assolutamente deve migliorare, spero che torni Conte al più presto, che magari o comunque che Calabria migliori in fase difensiva, perché non possiamo andare avanti così. Poi abbiamo come ultimo Isai, terzino del Napoli, lo conosciamo tutti, diciamo ha propiziato in un certo modo l'azione del primo gol della Roma, il gol della Roma. Veramente Isai è un terzino che a me non è mai piaciuto, ma proprio mai, non so cosa ci faccia il Napoli, è una squadra fantastica, poi rovina tutto con i due terzini, Rui che più o meno si salva, ma Isai è veramente inguardabile a mio parere, uno dei terzini più scarsi della Serie A, non sto esagerando, ne sono convinto di ciò che dico, perché è un terzino che in fase offensiva poco, in fase difensiva anche poco, tecnicamente scarso, difensivamente niente di che. Non vedo come possa essere un giocatore così titolare nel Napoli, non vedo come addirittura vedevo offerte di 30-40 milioni quest'estate, si parlava di offerte di 30-40 milioni per lui rifiutate, non so come possa essere così. Però vabbè, Isai, secondo me il Napoli dovrebbe comprare il più presto un terzino destro che possa sostituirlo. Allora, per oggi è tutto, fatemi sapere se vi piace questa serie, fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale, ecco al video. Bella regà!